raccoglieva, se mi mettevo lì. Ok, mi hanno fatto trovare, mi hanno fatto romano, trovato manufatto. Allora andiamo qua al covo della foresta. Devo stare molto attento. Tesoro a 36 metri. È sopra allora. Perché non mi dici che è sopra? Ehi! Sei già cadavere! Questo. Finito le frecce. Mamma mia, c'è il fuoco. Cosa è successo? No, fuoco, merda! Ehi voi, va male così, eh? Allora, cominciamo a uccidere lui. Ok, adesso ce ne andiamo. Sto andando a fuoco, Evo, muoviti a ucciderlo. Muoviti che stiamo morendo male. Conferma, devo confermare, chi è questo? Passare una vita di festa, a bere birra e a pisciarla fuori. Avresti potuto, ne sono sicuro. No, non ce l'ho fatta. Ho usato l'ordine per passare la vita a bere birra, ma il prezzo di quella birra è stato l'assassinio. Che tristezza. Che hai passato la vita a bere birra, caro. C'è questo che è molto... Abbiamo ucciso un membro dell'ordine, ragazzi, senza volerlo né saperlo. Come sempre noi facciamo così. Via, via questo qua, mi uccide. Per fortuna è lento come la morte. Finalmente! Finalmente voglio. Ti farò molto male. Pensi, sei sicuro? Dove va? Via, via da qua, 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 via da qua. Oh! Ho evidenti problemi col mouse nel lanciare le frecce, ragazzi. Devo cambiarle, mi sa. No, mi ha preso. Vabbè, adesso basta, mi è veramente stanco. Quando ce l'ho, ce l'ho. Adesso vado su da quello là, gliele faccio mangiare le frecce. Vai, vai, andiamo su, andiamo su, andiamo da quello là. Dove è andato? Dio mio. Oh, 12 metri. Spada lunga. Buono, signori. La guardiamo subito. Inventario.
spada lunga. Abbiamo... scusa un attimo. Noi abbiamo questa adesso. Questa qua è più forte. Se la potenziassi... mamma mia, sarà potente mi sa. Runa. Peso 16. Andiamo il peso. Ok. Ok, spadone paura. L'abbiamo preso. Vediamo se c'è qualcos'altro, signori. Non sembra esserci più nulla. Ok, andiamo qua. Boh, ragazzi, questo punto purtroppo non riesco a capire dove sia. Me lo dà qui, ma evidentemente è sottoterra. Purtroppo in questo momento non riesco a capire dove passare, perché non mi sembra di vedere entrate sotterranee o cose così. Quindi per il momento lasciamo perdere. Di conseguenza il prossimo punto sarà qui, signori. Ah, questo qua non l'avevo visto, ragazzi. Un'altra anima torturata. Non conosco l'uomo di cui parli. Da coloro che gli negarono la propria amicizia, come tu stai facendo ora. Ok, ragazzi, aspetta, ho provato a battere la tipa, ma è a 360 di livello. Io vi faccio notare che siamo a 78, quindi è proprio mi dà un colpo, mi uccide, è impossibile. Proveremo più avanti. Di conseguenza ora andremo qui. Quest'area è chiusa. Okay, un forte nemico, ragazzi. Cosa? Qua. Perfetto, ci sono altre cose già che ci siamo. No, andiamo qua, signori. Anzi, no, andiamo qua. Ok, c'è qualcosa qua dentro. Easy, signori. Adesso l'altro è lì. Per scendere bisogna passare di qua. Ok, signori. Ok, adesso andiamo. No, andiamo qua, signori, che l'avevo già segnato sulla mappa, e poi andiamo qui. E infatti state pronti per giocare a caccia e trova. Guardate, caccia e trova è un gioco per veri guerrieri, vi farà molto bene. Allora gioca anche tu, con loro è facile, ma tu sarai più bravo. Vai insieme agli altri, quando avrò contato vi darò la caccia come il grande lupo Fenrir. Nascondetevi tutti mentre io conto, e quando avrò finito verrò a cercarvi. Nascondetevi, ma restate nel mio caso. Qui ci sono già io. Ma puoi restare. Per fortuna. Vieni fuori, gigante, hai vinto tu. Ok. Gigante! Il gigante ha trionfato! Lo spirito che si nasconde e scivola invisibile nelle ombre. Arrivederci, bambini. Divertitevi e non prendete freddo. Un gioco da guerrieri. Anche i bambini devono sapersi nascondere dai lupi a due zampe.
Ok, signore, opportunità completata, evento storia, caccia e trova. Praticamente nascondino, ragazzi. Allora, dobbiamo andare adesso di là. Andiamo. Andiamo qui, ragazzi, sì. Passo dal pozzo, no? Ok, passo da qua, ragazzi. Leggi. Sono dei rapaci, questi non ci prendono mai a caso che siamo della macchina. Ok. Perfetto. C'è ancora qualcosa visto che siamo nell'area, no? Adesso signori, prima di salire su di qua, che lo faremo alla fine quando scendiamo, partiremo da qui. 1, 2 e 3. Tutto, non so perché questo, dai che sono stanco, sto accidente una minima. Devo cambiare il mouse perché davvero, ragazzi, è ingestibile. Perfetto signori, steso così. Questo. Perfetto. Forza per... C'è un bel bottino qui, ma mi serve aiuto. Ah, devo razziarlo questo. Vediamo. Bisogna fare la razzia qui signori, quindi ok, lo faremo alla fine, quindi proseguiamo. Andiamo via questi. Lo faremo alla fine. Andiamo qua. Qua e qua.
ci addentriamo nel buio più completo, signori. Allora, dopo esecuzione. Il pugnale che ho vinto dalla donna nella palude va infilato qui. Ah, è vero? Ah, mi sa che dobbiamo infilare 3 lame così e poi questo qua mi sa che si sveglia e ce le dà. Una cosa del genere, va bene. Sì, va bene, ok. Ragazzi, dovete leggere, mettete in pausa. Anche questo. Qui non c'è più nulla. Per prendere poi questa abilità, signore, dobbiamo sconfiggere il tipo lì, che poi si aprirà qualcosa di sicuro. Va bene, qui per ora abbiamo fatto, andiamo qui, signori. C'è un'influenza maligna in quest'area. C'è un'influenza maligna qua, Stretch. Vediamo. C'è un'influenza maligna, era vicino. No, no, devo curarmi. Ma perché ho mangiato sta roba? Non mi si muove più Eivor, sai. Non volevo mangiarla, non ho letto neanche, pensavo fosse il solito coso. Mamma mia, non mangiamo più quei funghi lì, Eivor. Basta, eh. Ok, signori, simbolo maledetto. Bene, la terra respira di nuovo. Perfetto. Adesso, signori, questo per ora lo togliamo. Andiamo qua e qua. Non devo essere visto in quest'area. Ma non riusciamo proprio a salire? Serio? Qua sì. Sulla torcia non è proprio bravissimo così. Ci. Bellissimo ragazzi, mi è piaciuto. Adesso uno è là e l'altro cosa da prendere invece dov'è, signori? 25 metri. Ok. Qua si scende ma non voglio scendere. 60 metri in basso. Fermati dove? La tua fine!
niente, nessuno, signori. Per entrare okay. Per entrare sotto, ragazzi, da dove si parte? Scusi, dai. Perfetto, perfetto, servono a me. Si può, no? Qua sì, e... Ah, ok, è molto più... Ok, e prendiamo, muoviamo questo. Sì, ok. Ok, signori. Tesorino. Perfetto. Altre cose qui nel coso, sembra non esserci più nulla. Ok, andiamo a fare queste due qua per poi entrare nella città e fare la città. Ma castello, manca qualcosa, dobbiamo tornare indietro, ragazzi. Ah, c'era un altro tesoro qua, che stupido, ragazzi. Ok, un secondo condottiero, che qui siamo a posto, ragazzi. Abbiamo detto che dobbiamo andare qui per poi entrare nella città di Norwich. Deve essere bloccata dall'altra parte. Tutto, andiamo qui, signori. Giusto qua sopra, ragazzi. Mi dispiace, cagnolino, non voglio problemi. Mamma mia, che brutalità, era proprio necessario. Eccolo qui il tesorino, c'era il cane di guardia, abbandonato qua, poverino. Non abbandonate mai i cani, ragazzi. Comunque, missione secondaria. Missione secondaria è un gatto? Che gatto grazioso. Salute, amico di Freya. Che succede? Su, Nali, torna qui, fatti vedere. Qui, gattino. No, oh, ehi! È scappato il gatto, ragazzi. Dove è andato? Abbiamo perso il gatto. Fermati! Oh, cavolo! È scappato ancora! I gatti sono spiriti liberi, distanti e superbi, come la stessa dea Freya. Lo so,
Ma da quando il vecchio Kotr è morto, quel gatto di mare non fa che spaventare le galline e graffiarmi. Ah, i gatti di nave portano bene. Vuoi che ti aiuti a prenderlo? Oh, sì, grazie. Trova, sì, quella è un'altra cosa. Leggi, aspetta, leggiamo un secondo. Vai là. Ti ho preso, piccolo mangiatobi. Vabbè. Wow! Nali non si è fatto più toccare da nessuno dopo Kotr. Ma tu gli piaci? Vuoi unirti alla mia ciurma, Nali? Saresti un ottimo razziatore, credo. A ogni nave serve un gatto che porti fortuna. E cacci i topi. Ho trovato un nuovo razziatore. Ok, opportunità completata. L'amico di Freya. Molto semplice, ragazzi. Dovete solo prendere il gatto, che poi si lascia prendere. Facciamo la prossima. Ok. Qua c'è qualcosa, signore. Guarda che piume raffinate, assai degne di un regicidio. Sei metri. A quanto pare non c'è nulla, ragazzi. Toccare quelle frecce sacre, hai profanato il luogo di un martire. Fermo, straniero. Ah, ma è lì. Mostrami quelle frecce. Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente, ragazzi. Era su di qua. Me lo prendi, Eivor, per favore? Cortesemente. Grazie mille. Sì, signori, lo scorro veloce, al limite mettete in pausa perché non c'ho di leggere un libro. Ok. C'è. Ok. Cose qua. Ok. Adesso andiamo a fare la missione della signora che mi tira a matto con le sue frecce. Dove è andata? Signora dalle frecce? Ma perché queste frecce ti esaltano tanto? Quando padre James benedì il defunto re Edmund, benedì anche il trono e con esso le frecce. Sembra abbia fallito. Dipende dalla tua opinione di re Edmund. Mi chiedo... Io ho studiato a lungo le frecce, ma non ho mai osato toccarle. E poiché tu le hai estratte, credi di poterle vendere a me? Mi andrebbe di venderle, ma le frecce di re Edmund si sono mescolate alle mie. Ho occhi d'archivista, so discernere il vecchio dal nuovo. La storia del regno si arricchirà. Vendimele tutte. Queste frecce sono proprio quelle che hanno ucciso Edmund. Ok. Studierò. Le frecce di Edmund. Opportunità completata, ragazzi. Vediamo cosa c'è ancora. Qui abbiamo fatto tutto. Andiamo a canzonare, ragazzi. Andiamo a canzonare col tipo. Dov'è? 28 metri. Eccolo. Guarda. Eivor, la malalingua. Mi conosci? Girano voci. Si dice qui in giro che Eivor il corvo abbia fama di gran codardia. Saprà anche menare le armi qua e là, ma la rima non sa cosa sia. Potrei sorprenderti. Sfidiamoci.
Beh, prima mi serve una puntata. Basso, perché io sono povero. Ecco l'argento. Comincia. Ovunque io vada, la tua fama è scadente. Chiunque lo pensi è uno stolto pezzente. Caspita, non male. Si dice che tu sfugga da ogni battaglia. Io non fuggo, combatto e fino alla morte. Hanno ragione. Sei davvero terribile. Ho sbagliato, infatti, ragazzi, non pensavo di... Dicono tutti che tu sei più fesso di un tordo. Finiscila di abbaiare, attento, io mordo. Devi lavorarci un po' sopra. No? Sei anche peggio di quanto dicono. Pensavo fossero dicerie, ma è tutto vero. Vedrò di far sapere della tua sconfitta a tutta l'Inghilterra. Faresti meglio chiudere la bocca. Tornerò. No, torniamo subito, Eivor. Girati e riparlaci. Sei qui per salvare la faccia, non è vero? Ti mostrerò il mio vero talento. Subito. Scommetti. Impegno instant. Punto anche 150. Ecco l'argento. Comincia. Vai, tutto in rima. Ovunque io vada, la tua fama è scadente. Chiunque lo pensi è uno stolto pezzente. Caspita, non male. Si dice che tu sfugga da ogni battaglia. E tu sei colui che non parla, ma raglia. Interessante, interessante. Dicono tutti che tu sei più fesso di un tordo. È una mera invenzione o un falso ricordo? Oh, questa volta hai avuto fortuna. Beh, che sorpresa! Eivor del clan del Corvo ha un vero talento. Diavolo. Non credere a ciò che senti. A meno che io non stia canzonando, allora fidati. Prendi il denaro e sappi che da ora in poi avrò solo lodi per te. Ok, l'abbiamo battuto, signori, ce l'abbiamo fatta dopo due tentativi. Aspettata, ok, Chadwick la madrelingua. Questo siamo a posto, adesso andiamo a prendere questi tre, anzi, questi tre qua e poi partiamo da qua e usciamo. Comunque non vorrei sbagliarmi, ma è in Inghilterra che i pagani hanno cominciato, i vichinghi hanno cominciato a convertirsi al cristianesimo. Mi sbaglio. Trova la chiave della porta. Dio mio, no, è là. Perfetto. Chiave della chiesa. Chiesa, signori. Allora, quello che ci serve a noi è sopra, è lì sopra. Benissimo, andiamo da qua. Signori, c'è anche questo da prendere. Facciamo questi tre qui. Qualcosa qua sopra. Ok.
un'altra cosa, è a 75 metri. Ah, ok, il tatuaggio, ragazzi. Il manoscritto. Per tatuaggio ottenuto, ragazzi, vediamo cosa può mancare. Qua sembra abbastanza libero, ci mancano questi due famosi forzieri. Ma che ti ha preso? Non puoi capire. Ok, il tesoro è lì, un secondo che ho le frecce, brutta cosa. Ok, abbiamo risolto col nostro attacco con le lance. Qua ci sono le frecce. Andiamo a fare quello. Questo qua sembra a posto. Andiamo a fare quei due qua, ragazzi. Metri in alto, ragazzi. Mattoni, questo giro delle chiese, delle costruzioni sono splendidi. Guarda, il tesorino è qua. L'altro è a 128 metri. Scusi, non volevo. Perché non si fanno i cavoli loro? Ok. Mappa. Partiamo da qui e poi andiamo di qua. Andiamo qua, signori. Tanto sembra anche reale. Molto Devo reale. Essere molto cauto qui. Bisogna trovare la chiave. Porta chiusa. Ispeziona l'area, sì. Abbiamo trovato la chiave, ragazzi. Easy, ragazzi, easy. Ok, adesso andiamo da questa parte, facciamo 1 e 1, 2. Leggi, vediamo, dove siamo qua. Quando non so bene, ma il mio cavallo. Ragazzi, guardate il cavallo, punta. Ok, andiamo. Ciao. Molto simpatico il mio cavallo, la sua personalità si infila dove non dovrebbe. Comunque, 350 metri all'obiettivo, ragazzi.
Oddio. Perché volete morire tutti? Perché? Spiegatemelo. Spiegatemelo. Dai, non voglio uccidervi, su. Allora i cani. Sono sempre le frecce, è vero. Va bene, dai, finiamola qua. No, non infierire, Eivor. Per favore, non infierire. Ah, ne ho sbagliato il cavallo, allora sì, devo infierire. No, cazzo, signor. No, Eivor. Dai, fai il bravo, per favore, sali, entra. Bravo, signor. Ah, ecco, te preda. Ti sto davanti, se non... I lupi razziatori danesi, ok, paura di tutto. Qua non si può andare. Mi esca, Eivor, mi esca. Andiamo là, signori. Cavallino. Yes, missione seconda. No. Hai provviste per centinaia di lune. Chi è questo? Avrai una vita lunga e sana. Parla. L'aria è intrisa di odore di pesce. La tua pesca è generosa. Le tue reti traboccano di pinne argentate. Sei fortunato. Buon guerriero, dai tuoi modi traspare lo spirito di un Drengr. Anche io lo sono. In abiti da pescivendolo. Hai scelto di nasconderti per proteggere chi ti è vicino. La mia vita ha avuto molti capitoli. Lo stesso Ragnar Lodbrok era un contadino, come sai. Ha invidiato la mia scelta. Eri anche tu nella grande armata di Ragnar? Sì, esatto. E fu qui in Inghilterra che vidi una terra così fertile che anche uno sputo avrebbe generato dei frutti. E dei fiumi ricchi di pesci. Incontrai una donna sassone, Adelswig. E con lei ho trascorso una bella vita nel guscio dell'Anglia orientale. Ma ora devo mostrare a mio figlio la via del Drengr. Devo morire con onore. Ma perché? È un desiderio degno di rispetto. Ma cosa gli rispondi? Voglio che mio figlio mi veda. Saranno sue le ultime parole che udirò. Non mi vedrà morire su un letto nell'agonia. Vabbè, ma... Vabbè, ti accetto lo scontro. Mostreremo al ragazzo cosa significa essere Drengr. Hai sentito, figlio mio? Quest'oggi vedrai il colore del sangue che ti ha creato, il colore del coraggio e dell'onore. Sarà contento il figlio. L'arma è indifferente. Ok, signori, dovremmo scontrarci contro questo qui, ma ho già provato, è una potenza di 160, è fortissimo anche lui, quindi ho deciso che farò un video dopo a parte per uccidere tutte queste persone, sia il cane nero che il pescatore che l'altro fantasma, la sciamana sanguinaria, quella là, in un video a parte. Per ora continuiamo la nostra esplorazione, quindi lasciamo perdere questo e andiamo qua, signori. 1 e 2, questo, ok, è un forte nemico, ragazzi, ma noi ci facciamo scoraggiare. Tutto qua dentro. Ok, e l'altro tesoro là a 20 metri. Vediamo se per una volta riusciamo a non uccidere nessuno. No, Eivor, no. Vabbè, io le persone comunque non le ho uccise. E me ne vo.
Ok, adesso qui siamo a posto, andiamo qui. Cavallino, ti puoi per favore levare? No, gentilmente, oh. Adesso fammi lanciarlo su, per morire proprio easy. Ciao. Soffrirai! Attenti al contrattacco! Ci siamo presi insieme, eh? Ti ammazzo! Ma la chiave, visto che siamo in guidami. Ce l'abbiamo fatta comunque. Scendiamo, ragazzi. Raccogli chiave, eccola. Ok, ecco qua il tesoro, ragazzi. Lingotto di nickel. Adesso andiamo qui. Ma il cavallo qua era ancora il mio di prima. Ok, quindi devo entrare qua. Ok. Ah, che bello. No. No, fuoco, merda. Raccogli il libro da sapere, c'è una nuova abilità, scatto accecante, vediamo. No, ho sbagliato. Abilità. Cosa sarebbe lo scatto accecante? La Madonna, subito, aspetta un attimo. Questo qua cosa era? No, questo non mi piace. Ok, facciamo al posto della 2 quindi. Ok. Qua siamo a posto. Sì, andiamo qua e poi andiamo qua, signori. Andiamo a uccidere i cinghiali? Non è quello che volevo fare. Questo mi ha preso però. Thor mi dona la sua forza. Ok, non c'è bisogno di ucciderlo, ce ne andiamo. Oh, cavallo! Cavallo! No! Vai! Non ci segue più. Sì.
siamo, signori. Anzi, se no facciamo 1, 2, 3, poi andiamo di qua e facciamo queste. Quindi ora andiamo qua, signori. Avverto un Seidr perverso nell'aria. Ok, questa qua è un altro, mi sa che è un altro mostro. Proviamo. È stato colpito da un fato ingiusto. Ok, signori, anche questo, se io invoco la sciamana qui, quella che è, la strego, quella che è la cosa qui, praticamente ha una potenza di 160, quindi ci fa un mazzo tanto. Di conseguenza io aspetterei a fare tutti questi boss di questa regione in un video a parte quando sarò almeno di livello 100-120. Perché ricordo a tutti che adesso sono a livello 78, quindi dovremo ancora migliorarci. Quindi lasciamo perdere per ora qui e continuiamo con queste cose qua. C'è un'influenza maligna in quest'area. E qua c'è l'influenza maligna, ragazzi. Sopra, dobbiamo riuscire a... C'ho per caso una freccia, ma manco a parlarne. Ok, simbolo maledetto distrutto, signori. Adesso continuiamo qua, qui siamo a posto. Per i tuoi peccati. Merda! Inferno non mi avrà! Mi servirebbero delle frecce, ragazzi. Non più sarebbero della vita. L'abbiamo fatta? Ok, qui siamo a posto. No, c'è ancora qualcosina davanti a noi. Ok, signori, adesso andiamo qua. Ok, pietra di Ched. Questo qua è un altare delle offerte, signori. Anche qua torneremo, perché penso di non avere quello che chiedono. Ho rubato ancora le fette delle pietre che mi hanno finalmente visto. Va bene, sì. Ah, ce li ho? Cosa c'ho? Non so cosa serviva, ma ce l'avevo per fare le offerte, ragazzi. Qualcuno mi ha sottratto del denaro. Orme verdi. Forse un bambino. Andiamo a vedere. Che cos'è? Accade qualcosa di strano in questi boschi. Ritirata! Il conco di botte. Vieni nel regno di San Martino, dove tutto è avvolto da un eterno crepuscolo. Vivete qui? E i vostri genitori? Domande, possono aspettare. Saliamo prima. Ti do il benvenuto nel regno di San Martino, viandante. Aspetta che vi fotto le robe che ci sono qua. Legge. Interagisci. Se riusciamo a interagire, perché interagiamo. Sì, va bene. Proviamo da qua se interagisce. Ok. Ce l'abbiamo fatta, sorella! Siete lesti di mano e di piede, piccoli, ma non molto furtivi.
Oh, per così poco. Va bene, ti restituiremo ciò che abbiamo preso. Ma prima devi ascoltare la nostra storia. C'era una volta, tanto tanto tempo fa, in una terra lontana e fatata, una sorella. E un fratello? Sì, ci stavo arrivando. Comunque, e un fratello vivevano felici nel regno di San Martino, tutti soli, insieme ai loro deliziosi fagioli. Tanti, tantissimi fagioli e torte! Ma ora la vita è diventata dura. Non ci sono più fagioli né torte e dobbiamo prendere ciò che non è nostro. Non siamo cattivi, siamo affamati. Perdonaci, Piedone. Non c'è onta nel sopravvivere o nel fare di tutto per la famiglia. Sei molto saggio, Piedone. Dagli l'argento. Tenete il mio argento. Era ciò a cui puntavate, no? Comprate ciò che volete e rubate solo se necessario. Grazie. Ma non sono sicura che ce lo meritiamo. Non meritereste nemmeno di fare questa vita. Spendetelo con saggezza. Tieni, Piedone. Una collana? Sì, il sigillo di San Martino. Qui sarai sempre il benvenuto, Piedone. Ora sei uno di noi. Torna presto, ti va? Volentieri. Abbiate cura di voi, piedini verdi. Ok, abbiamo fatto una buona azione anche oggi, signori. Gli spiriti verdi, se non vai dentro nel fuoco Ivor, è un piacere. Adesso, qui l'abbiamo fatto. Quindi partiamo da questi tre, signori.